sacrosanto ogni momento, il santissimo e divinissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento, il santissimo e divinissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento, il santissimo e divinissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni a essere mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente per la tua misericordia, e manda, o Signore, santi sacerdoti, preventi e religiosi della tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Ora e specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, o Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi alla tua chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, o Signore, santi sacerdoti, fermenti religiosi e la tua chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna sulla destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, o re dei Giudei!» E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percotevano sul capo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie oggi al nostro Padre quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.
della tua Chiesa. Maria, salute degli infermi. Prega per noi. Ave. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Padre nostro che sei in cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, o Signore, santi e sacerdoti, ferventi religiosi, Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave, Maria.
crocifissione e morte di Gesù. Stava presso la croce di Gesù sua madre. Gesù le disse: «Donna, ecco tuo figlio». Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, o Signore, santi sacerdoti e fedeli religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute gli infermi, prega per noi. Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
dopo questi figli, o Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Provvidenza, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli inferni, prega per noi. Salute degli inferni, prega per noi. Salute degli inferni, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci le mani che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal Vangelo di San Giovanni. In quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù:
in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, abbiamo letto ancora un'altra parte del capitolo sesto del Vangelo di San Giovanni, e non è tutto, rimane ancora altro pezzo di questo capitolo. Abbiamo letto i versetti 30-35. Per iniziare la nostra riflessione è necessario che noi ricordiamo quell'altra parte del Vangelo che abbiamo commentato ieri, quando la gente chiede a Gesù qual è l'opera degna di Dio che noi possiamo compiere. E Gesù risponde: questa è l'opera degna di Dio, cioè che vi rende graditi a Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Ecco, Gesù ha già prospettato: non cercate il pane materiale, cercate di fare cosa gradita a Dio. E qual è questa cosa gradita a Dio? Che crediate in me. Ecco, partendo da questa affermazione che Gesù ha fatto, possiamo adesso prendere questo brano, rifletterci sopra. Gesù continua il discorso, cioè il Vangelo continua il discorso. E come continua? Con una domanda. La gente aveva capito benissimo che Gesù aveva chiesto un atto di fiducia in lui. Non siamo ancora alla comprensione di tutto quel significato teologico che io vi ho esposto, cioè trovare in Gesù il senso della vita, quello è un approfondimento che viene. Ma la gente semplice che immediatamente ha ascoltato Gesù, immediatamente comprende quello che Gesù chiede: dovete avere fiducia in me. Questa è l'opera degna di Dio, che crediate in me. Allora la domanda: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quindi il discorso procede da quel che abbiamo commentato ieri. La gente dice: se vuoi che noi abbiamo fiducia in te e ti crediamo, dacci un segno. Strano. Loro perché erano andati da Gesù? Perché avevano mangiato. Il segno lo avevano visto. Ed erano andati per farlo re. Perché nel loro immaginario avevano trovato uno che degno di governarli, perché provvedeva ai loro bisogni in maniera straordinaria, miracolosa. Quindi il segno Gesù lo aveva dato. Allora che fa? Gesù cerca di spiegare il segno, cerca di far capire che nel miracolo che aveva compiuto, che quel pane che lui aveva moltiplicato, non lo aveva moltiplicato solo per soddisfare ad un bisogno, certamente,
tanta folla non ha come mangiare, ricordate, provvedete voi a trovare il cibo agli apostoli, abbiamo un ragazzino, eccetera, eccetera, l'abbiamo già commentato. Ma Gesù aveva fatto quel miracolo per aprire il discorso sul pane di Dio, che era lui. Come nella Samaritana, l'altro giorno vi dicevo, proviamo a commentare questa pagina, il capitolo sesto, tenendo in parallelo l'episodio della Samaritana. Come alla Samaritana Gesù dice dammi da bere, la provoca per un po' d'acqua dal pozzo, per aprire un discorso sulla acqua che non perisce, che non finisce, e quella sete di infinito che ci deve essere nell'anima. Quindi Gesù adesso cerca di spiegare quello che il significato che aveva il pane. E l'occasione gliela offrono proprio, gliela offre proprio la gente, quando dice i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, quindi hanno avuto un segno, quindi hanno avuto fiducia in Mosè, che era loro capo. Tu quale segno fai perché noi possiamo avere fiducia? Loro, la gente vede nel passato, nella manna, in Mosè, vedono l'opera di Dio, vedono il segno di Dio, ma non riescono a vedere il segno di Dio al momento presente. È la colpa che poi Gesù, per cui condanna tutti. Non siete stati capaci di interpretare i segni. Non siete stati capaci di capire questa generazione, quel che sta accadendo in questo momento. Non siete stati capaci. Radicati come siete nel passato, chiusi in quella che sono le vostre tradizioni, il vostro modo di concepire la relazione con Dio, il vostro modo di concepire l'osservanza della legge, il vostro modo di concepire la pietà, l'amore verso Dio. Guardate che sono interrogativi drammatici che si pongono anche a noi oggi. Siamo capaci noi di leggere i segni dei tempi? Oppure siamo radicati in quella missione del passato, di fede, di religione, per cui diciamo a noi ci sta bene, e non riusciamo a vedere nel tempo che stiamo vivendo una provocazione ad andare al di là di quegli schemi entro i quali abbiamo vissuto finora il nostro rapporto con Dio. Io sto insistendo in queste meditazioni, soprattutto adesso nel tempo post-pasquale, che non è più accettabile una religione vissuta in maniera individualistica, ma che dobbiamo scoprire la dimensione comunitaria della fede, perché il battesimo, sì è vero, ci ha fatti figli di Dio, ci ha tolto il peccato originale, ma il battesimo soprattutto ci ha inseriti in una comunità. Ricordate quando si amministra il battesimo? Il primo atto che il sacerdote compie è quello di segnarlo sulla fronte con il segno della croce, e dire la nostra comunità cristiana ti accoglie, in suo nome io ti segno. Siamo capaci di superare la visione del passato legata a tradizioni, a forme, che riprese ma in un contesto diverso hanno pure il loro valore, ma che chiuse in se stesse perdono di significato. Siamo capaci di superare questa dimensione, andare al di là e guardare dai segni dei tempi che stiamo vivendo quell'orizzonte nuovo al quale potrebbe aprirci la fede e la religione.
Quindi la gente vede l'opera del passato. I nostri padri hanno mangiato la manna e hanno creduto in Mosè, però non riescono a vedere che quella moltiplicazione dei pani li doveva richiamare a degli interrogativi, doveva far porre degli interrogativi. Non si accorgono che come in quel tempo Dio era intervenuto, Dio continua ad agire anche nel nostro tempo. Dio non ha esaurito i suoi interventi. Dio ha chiuso gli interventi ufficiali della rivelazione, la rivelazione è chiusa con la morte dell'ultimo apostolo, l'Apocalisse, l'ultimo libro della scrittura ha chiuso la rivelazione, quello che Dio ci voleva dire per la nostra salvezza. Ma che Dio ci parli oggi attraverso tanti modi, anche attraverso il coronavirus, siamo capaci di fermarci e di dire che segno può essere per noi, per la nostra fede, per la nostra società, questa pandemia che sta toccando tutto il mondo. Ha un significato? Dio, come nel tempo passato, continua ad agire nella storia. Però bisogna questa storia saperla leggere e saperla leggere con fede. E allora Gesù, di rimando, attenzione, non è Mosè che vi ha dato il pane, che ha dato la manna, il pane del cielo, ma è il Padre mio che dà questo pane dal cielo. E poi corregge: il pane di Dio, non più il pane del cielo, è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora rivela chiaramente il senso di quella moltiplicazione. Dice: c'è continuità tra quel pane che il Padre vi ha dato nel deserto, che ha dato ai vostri padri, e il pane che io vi ho dato, perché anche quel pane che io vi ho dato è il pane di Dio, e ve l'ho dato perché voi crediate che io sono questo pane di Dio, il pane vero, quello che dà la vita eterna, io che do la vita per il mondo. Torna il tema fondamentale: qual è il rapporto nostro con Gesù Cristo? Lo consideriamo veramente il Salvatore? È Lui che sta al centro della nostra fede? È Lui che sta al centro della nostra, del nostro impegno religioso? Quanto ci sarebbe da riscoprire, da ripulire per la nostra fede, da riconsiderare, da restaurare. Gesù fa la grande rivelazione: il pane di Dio sono io, e colui che discende dal cielo e dà la vita per il mondo. Quindi il pane di Dio, non il pane del cielo. E allora le persone che lo ascoltano, che non hanno ancora capito bene, forse intuiscono che sta per dare qualche altra cosa che risolve il loro problema materiale, erano andati per il pane materiale, non hanno capito ancora che quel pane che avevano ricevuto era il segno di questo pane di Dio, che è colui che discende dal cielo. Allora ingenuamente formulano la stessa domanda che formulò la samaritana a Gesù quando promise quell'acqua che non avrebbe dato più sete. Cosa dice la samaritana a Gesù? Se esiste di questa acqua,
che non dà più sete, dammela, se tu ce l'hai, dammela, così eviti, mi eviti che io vada e venga dalla fonte, dal pozzo, per attingere. E lo stesso la gente dice a Gesù: Signore, dacci sempre questo pane. C'è un gioco, vedete, di provocazione, di reazioni in questo dialogo, che culmina nell'autorivelazione da parte di Gesù, il quale rispose. Attenzione, l'avete ascoltato, ma ve lo rileggo. Io sono il pane della vita. Quasi Gesù volesse dire: io sono e il pane della vita. Cioè, letteralmente Gesù dice: io sono il pane della vita, ma sappiamo che in Giovanni questo io sono rivela l'identità con Dio, perché io sono la traduzione del nome che Dio ha dato a se stesso. Quando Mosè dice: se la gente mi chiede qual è il nome di Dio che ci annunci, che risposta gli do? Dirai che io sono ti ha mandato. Gesù ripetutamente nel Vangelo di San Giovanni ripete questa espressione, che contiene un duplice significato, come qui: da una parte Gesù che dice cercate il pane che dura in eterno, sono io sono questo pane, ma non è il semplice sono io mediante il quale si attribuisce l'identità, l'identificazione in quel pane. Gesù dice io sono, cioè Dio, Yahweh, e si identifica con il Padre, con la divinità. Io sono il pane della vita, è Lui che dà la vita. Io sono è il nome con il quale Dio si è rivelato a Mosè, che Giovanni ripete continuamente, l'abbiamo anche durante il processo, la passione. Gesù risponde: io sono. E in Giovanni, accanto a tutte le volte che Gesù dice io sono, per dichiarare questa identificazione con il Padre, per lo più segue un aggettivo, un predicato, che spiega l'identità di questo io sono, o spiega l'agire di questo io sono di Dio. Qui abbiamo che io sono Dio e il Padre. Gesù è il Padre. Gesù che è identificato con Dio. Allora la conclusione di Gesù: chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Ricordate, ieri siamo partiti con ripetere l'affermazione: qual è l'opera di Dio? Credere in colui che Egli ha mandato. Stasera Gesù ci dice: chi viene a me, non esiste più colui generico, no, sono io che il Padre ha mandato, è in me che dovete credere. E questo è l'atto di fede, miei cari, e questa è la scelta che bisogna fare: orientare a Lui, verso di Lui, il senso della vita. Un tema che vi sto riproponendo continuamente, perché è il tema decisivo per rinnovare la nostra fede. La fede è autentica quando io scopro che quel che Gesù mi ha insegnato mi fa essere uomo felice. Quando io arrivo a dire con San Pietro: Signore, dove andremo? Tu hai parole di vita eterna. Non avrà fame e non avrà sete. È il senso della vita, il bisogno di pane, di felicità, di vita, il bisogno di pienezza, il bisogno di sicurezza,
il bisogno di garanzia, questo è il pane e l'acqua. E Gesù dice, sono io, sono io. Mi credete? Dovete credermi, relazionarvi con me. Miei cari fratelli, ho ripetuto in questa riflessione, sappiamo cogliere i segni della vita? O sappiamo cogliere quel che accade, leggerlo, interpretarlo alla luce della fede? Questo coronavirus, questa epidemia, che cosa ci lascia dentro? In che cosa ci ha cambiati? Ripeto ancora, tutti gridano che dopo il coronavirus la società non può essere diversa. Anche io, vescovo, vi dico, dopo il coronavirus la fede non può essere diversa e conseguentemente la vita di chi crede non può essere diversa. Io vi propongo un elemento sul quale riflettere e che vi ho posto già l'altra sera. Il coronavirus ci ha insegnato che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cioè ci ha insegnato che quando abbiamo provveduto, quando abbiamo risolto, quando ci siamo impegnati per risolvere tutti i problemi materiali, lavoro, famiglia, divertimento, riposo, non abbiamo ancora risolto il problema fondamentale del senso della vita. E allora possiamo continuare come abbiamo fatto fino alla vigilia di questa pandemia, che non pensavamo a questa dimensione eterna, che abbiamo vissuto il momento presente cercando di afferrarlo, carpe diem, afferriamo dei giorni di vita che il Signore ci dà, ogni briciolo di felicità. Domani, domani, lasciamo perdere, abbiamo relegato il pensiero dalla morte fuori dall'attenzione nostra, dalla cultura nostra, perché ci fa paura, quindi mettiamolo da parte. Invece la morte si guarda, la fine della vita si guarda, si discute con la fine della vita. La fine della vita va interpellata, la morte va interpellata, va guardata in faccia, perché esso è questo sguardo e questa discussione che ci illumina sul senso della vita. Ed è questa discussione, questa visione oltre la morte nell'eternità che ci fa prendere le decisioni giuste per la vita presente. Lo abbiamo imparato questo dal coronavirus? Vi lascio con questo pensiero e vi invito a ripensarci seriamente e a concludere le vostre riflessioni riscoprendo ancora una volta Gesù come al centro della vita e dire sì Signore, io credo in te, credo che tu sei il pane di Dio, credo che tu dai il senso alla mia vita. Amen. Tu sei risorto veramente da morte. Alleluia. Signore, in questo momento difficile per tutta l'umanità, minacciata dal coronavirus, che sta seminando paura, angoscia, sofferenza e morte, ti eleviamo dal profondo del cuore la nostra preghiera. Siamo pieni di speranza che tu ci ascolterai.
anche se sembra che il tuo sguardo non sia più benigno verso di noi, sappiamo che ci ami come padre e non ci abbandoni. Stendi la tua mano, ferma questo male che sta dilagando in tutto il mondo. Siamo tuoi figli, Signore, e tu come padre non puoi non ascoltare le nostre preghiere. Come in tanti episodi della storia della salvezza, manda il tuo angelo e fa cessare questo flagello. Cercheremo di far tesoro di questo tempo di paura e di dolore per riscoprire la strada dei tuoi comandamenti, dell'ascolto della tua parola, dell'amore che deve unirci tra noi, nelle nostre rispettive famiglie e in genere nella società. Te lo chiediamo invocando l'intercessione della tua e nostra Madre Maria, che noi amiamo invocare sotto il titolo di Madonna della Consolazione. Non ci venga meno la sua consolazione, che sappiamo essere la tua consolazione e quella del tuo Figlio Gesù. Intercedono per noi anche i nostri santi protettori. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato, in memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Vi ricordo che giovedì prossimo, a questa ora alle 17, noi celebreremo ancora una volta la messa per i defunti, che le persone che sono morte in queste ultime settimane e che non hanno potuto avere i funerali religiosi. Potete segnalare i nominativi di questi defunti, quelli che abbiamo già raccomandato al Signore, non conviene mandarli perché non possiamo leggere un numero infinito di nomi, telefonando allo 0965 38 55 18, ripeto, 0965 38 55 18, oppure inviare una mail a questo indirizzo, nella preghiera uniti, tutta una parola, @gmail.com, ripeto, nella preghiera uniti, @gmail.com. Stella, ma
stella, ma